due giorni di cantina in festa per festeggiare il decennale di Borgo Turrito. Sì, è all'ottava edizione. Siamo fieri, orgogliosi che c'è questa affluenza importante. Ieri abbiamo festeggiato con i Terra Rossa che hanno fatto l'apertura di questi due giorni, tanta gente soddisfatta, entusiasta, e oggi tanti giochi per piccoli e attività creative. Tu hai scelto di investire sul territorio facendo della tua passione il vino il tuo lavoro. Com'è andata quest'annata di vendemmia? Sì, una passione che mi è stata tramandata da mio padre in particolare. E appunto sono 10 anni che facciamo vendemmie. Quest'anno in particolare è stata una vendemmia caratterizzata da piogge intense che ci hanno un po' tutta la Puglia centro-settentrionale ha caratterizzato un po' questa vendemmia piovosa. Ma siamo riusciti comunque sia a ottenere prodotti importanti che usciranno a breve. Vediamo alle tue spalle 3 etichette, Torcervaro, Piana Bianca, Calarosa. Quali sono le caratteristiche di questi vini e quanto rappresentano il territorio? Beh, rappresentano molto il territorio. Diciamo che in bottiglia c'è il territorio, c'è il Nero di Troia, che è il vitigno autoctono più importante che coltiviamo in Puglia. Abbiamo anche il Nero di Troia nella versione rosato, appunto con il Calarosa, e siamo orgogliosi che questi prodotti sono sempre più ricercati anche a livello internazionale. Calarosa ha anche avuto un prestigioso riconoscimento. Sì, il Calarosa recentemente, il 20 di aprile di quest'anno, ha ricevuto la medaglia d'argento al concorso internazionale Mondial du Rosé che si è tenuto a Cannes in Francia. Siamo orgogliosi che sia appunto un rosato tra i più buoni al mondo, al secondo posto. E come sono orgoglioso io, sono orgogliosi tutti i foggiani. Borgo Turrito non è soltanto vino, ci sono anche tanti prodotti, uno per tutti è il mosto cotto. Beh, il mosto cotto che rappresenta soprattutto in queste festività da novembre fino a dicembre è un prodotto di antica tradizione. Sono circa 20 anni che produciamo questo prodotto e fa parte della tradizione culinaria ed enogastronomica foggiana. Non possiamo fare, per dire, il grano cotto senza il mosto cotto, così come le cartellate, i mostaccioli, i taralli neri. Anche se vi consiglio di utilizzarlo sui salati, come esempio come dei formaggi stagionati, oppure anche sulla ricotta fresca, quindi è un prodotto versatile. Possiamo quindi utilizzarlo 12 mesi all'anno, non soltanto da novembre a dicembre, quindi vi consiglio di diversificare e provare.